2, 1, stop. Ultimo minuto al via. Avete sentito dalla voce squillante in giuria, in comitato di Fabio Colella, consigliere federale, che oggi è nel comitato insieme a Domenico Guidotti. Un minuto al via della ottava regata di questa prima giornata. Pensate, hanno fatto due prove la flotta gialla, due prove la flotta blu, due prove la flotta rossa, e questa è la seconda prova della flotta bianca. Lo vedete forse dai nastrini sulla penna, sul picco delle vele. Questa, la flotta bianca, è la più numerosa perché sono i 125 cadetti, la divisione B, i più giovani, i più piccolini, che data hanno di nascita i cadetti? Aggiorniamoci con il calendario. Sono nati nel 2012 e 13. Mamma mia, 2012 e 2013, quindi fatevi i calcoli da soli. 15 secondi al via. 9389 e 9046, decisissimi a quanto pare a partire muro a sinistra, anche 80-72. 80-72 Patrizio Venditelli, Lega Navale di Ostia, poi 90-46. Sono partiti, parte molto bene 9389. 9389, vi dico chi è, si tratta di Filippo Narducci. O Nardocci, Lega Navale di Ostia, tutti quelli della Lega Navale di Ostia sono venuti a partire di qua, chissà perché. Bella partenza, muri a sinistra, anche un bel incrocio, si sono anche toccati, si vogliono bene, quindi insomma giustamente si avvicinano. Adesso virata e controvirata, è la flotta dei cadetti, quindi a un certo momento, essendo i più piccoli, è vero che abbiamo parlato tutta la stagione, Marcello, di rinnovamento generazionale, nuova generazione dopo il periodo, l'epopea, insomma l'era Gradone, chiamiamola così. Però adesso i cadetti sono già quasi una seguente generazione rispetto alla generazione attuale, quindi ogni anno che inizia, qual è la modalità di ingresso, l'ingresso dei cadetti, la loro prima vela veramente, no? Il primo anno di regate, come sono questi ragazzi? Beh, sicuramente provengono comunque da un percorso, diciamo, nel gioco vela che è precedente, e poi con l'inizio delle prime regate in questa divisione iniziano a specializzarsi per quello che sarà poi il futuro a livello già tecnico. Comunque si vede anche da questi bambini che hanno un bello stile, una bella conduzione, certo, un buon assetto. 9258, ma sai pure i numeri dei cadetti? Questa è una sfida, non esageriamo. I cadetti li seguo un po' meno. Però 9268 secondo me è del circolo di San Benedetto. Guarda, 9268, se riesco a vedere. 9268 9268 è Annalì Meoni, Fragliavela Malcesi, nel 9268. Ma vabbè, ma del fatto dello stile l'hai detto, poi tra l'altro però hanno ancora quell'innocenza di fondo, perché per esempio noi stiamo passando a Prua di Tutti col gommone e nessuno ci ha mandato a quel paese. Pensa cosa sarebbe successo da altri regatanti più smaliziati, no? Sarebbero volate parole inconfutabili, però a noi ci vogliono bene, dai, la flotta. Ci mancherebbe altro. 9689, anche una buona posizione, eh? Qui siamo nel gruppo che potrebbero essere i primi. Morbola invece, perché c'è un adesivo che è abbastanza riconoscibile. 9689, Maria Chiara Davolio, del circolo vela Torbole. Allora questa tu diciamo l'hai presa come Torbole, anche se il nome prova, però poi c'è 8752 ben davanti, 8752 e 8936. Adesso, allora qui la flotta compatta, è appena partita la regata, ovviamente la particolarità la vogliamo dire, che si parte con il comitato in mezzo e due pin laterali, come si faceva una volta, si è iniziato a fare la prima volta, mi ricordo, a un mondiale star a punta ala, perché c'erano più di 100 star. Eppure si ricorda 8752, sì, abbiamo un assistente d'eccezione, addirittura dal Consiglio federale viene qui a fare l'assistente, grande Donatello Mellina, un amico. Poi 9711, anche una buona partenza. Filippo Noto, che insomma quest'anno a livello di cadetti è stato bene, è uno dei migliori che abbiamo, e l'avversario diretto è 9669, subito dietro a lui. Quanto dura la cadettanza? Quanto si sta? Due anni. Prima erano tre, adesso sono diventati due. È stato scelto qualche anno fa di far regatare gli undicenni come i più grandi, è stata una mossa che, secondo noi, vincente, quel cambio di normativa qualche anno fa, che ci ha dato secondo me una grande mano. E adesso ho ancora nella mente la regata del 2019 che abbiamo fatto qua,
lo raccontavo prima, quando Marco Gradoni ha vinto nella divisione dei juniores e Francesco Carrieri, che aveva vinto tra i cadetti, a distanza di 3 anni sì, Francesco ha fatto quello che ha fatto e Marco ha vinto quello che ha vinto. 9-1-1-3, bello stile, belle schienate sull'onda. E poi Ucraina 2-7-9, cioè anche Ucraina, l'abbiamo detto, c'è cioè una Emirati Arabi anche. Un bambino che si è trasferito a Riva del Garda, che lì arriva nel gruppo degli ucraini. La confusione laggiù in Ucraina, è riuscito a trasferirsi e adesso è in pianta stabile a Riva, si trova molto bene. Ucraina che ha un bel gruppo, una bella scuola di optimist, no? Anche al mondiale sono stati protagonisti. Al mondiale sono stati in testa nell'individuale per 4 giorni, hanno ceduto durante la Gold Fleet, hanno perso tutto, addirittura hanno fatto quarto e sesti i due ragazzi ucraini. Senti, Filippo Noto che marca stretto 9-6-6-9, come si chiama l'altro? Antonino Mortillaro. Lo marca stretto? È tutta la stagione che stanno facendo tante regate. 8-7-5-2. Esatto, 8-7-5-2, chi è? Mattia Panvini. Ecco, Mattia Panvini, di che circolo? Circolo Velico Ravennate. Ah, è un locale, ha capito, infatti ha capito bene secondo me la situazione qua. Si è creato. Incrociando un'altra bambina molto brava che sta crescendo bene, del vivaio di Bardolino, che 9747, sì. Come si chiama? Ginevra Rovaglia, che... Ginevra Rovaglia, eccola qua. Guarda come si è guardata indietro per controllare gli avversari. C'è giusto un'altra ragazza 90-49 dietro. Stesso circolo, quindi vabbè, sono partito un po' insieme. Cioè, dai, andiamo insieme, facciamola insieme sta regatina. Ci divertiamo. Guarda che stile, guarda con l'onda, con questa onda. Sta monitorando. Che guarda la giuria adesso, Bruno Ampola. Queste condizioni, soprattutto, vabbè, la timonella in partenza è una delle penalità più. Controluce bellissimo. Sicuramente un po' qualche schienata eccessiva in queste conduzioni, anche se oggi l'onda è abbastanza da lavorare. Quant'è il numero, l'infornata di nuovi cadetti ogni anno che iniziano l'attività? Allora, ti faccio un numero. Quando abbiamo cambiato la normativa 3 anni fa, eravamo arrivati ad avere delle regate da 45 cadetti, quando abbiamo fatto il cambio normativa. Quest'anno siamo già arrivati a avere delle tappe da 140 in 3 anni, questa cosa. Quindi è stato un resettaggio dei circoli della loro attività cadetti che ha dato i suoi frutti. Io dissi subito, pagheremo il conto il primo anno, perché chiaramente avevamo spostato una bella fetta di undicenni dalla divisione B alla divisione A, certo. Ma nel giro di 3 anni è stato messo a posto da grosso lavoro dei circoli da questo punto. Bello, bello, interessante, apposta, vedi, quindi i numeri, la domanda è venuta a proposito, perché effettivamente qui ne abbiamo 125 ed è una delle tappe più corpose, però comunque insomma nel corso dell'anno ovviamente sono molti di più, poi senza considerare le regate zonali, no? Le regate di selezione. Adesso la stima dei tesserati a fine anno è incredibile, considerando i 2 anni di pandemia, considerando sicuramente il boom delle scuole vela che sono andate molto bene negli anni difficili del Covid, però allo stesso tempo bisogna dar merito a tutta l'attività giovanile che è stata fatta dai circoli. Ma infatti, non so, avete continuiamo letto... a girarli davanti alla prua e non ci dicono niente, siamo crudeli. Infatti ho dedicato il risultato che abbiamo avuto in Turchia veramente al movimento giovanile, perché abbiamo un movimento giovanile incredibile, numeri e qualità sempre grande. La cosa che mi fa piacere, quando siamo andati anche ora a Bodrum, ho parlato con tanti stranieri che si chiedevano anche come siamo strutturati, che cosa abbiamo fatto in questi anni, perché in tanti avevano scommesso che finita l'era Gradoni avremmo avuto un calo. Invece paradossalmente negli 3 anni successivi abbiamo mantenuto dei risultati sia a livello europeo e mondiale che sono impressionanti. E quindi cosa hai risposto a questa domanda? Cosa ci abbiamo? Che segreti ci abbiamo? Abbiamo secondo me un sistema di selezione vincente, abbiamo tanti allenatori bravi che si impegnano, che lavorano tantissimo a livello giovanile, abbiamo tanta motivazione nel fare le cose e secondo me anche tanti appassionati che stanno dando del loro tempo prezioso, perché per esempio l'allenatore di Bardolino, che
è un architetto nella professione, si dedica tantissimo al discorso. È vero, questo è un altro fenomeno, molti genitori o comunque appassionati, soci di circolo, che diventano in qualche modo volontari e collaborano a tutta la filiera delle trasferte, delle preparazioni, degli allenamenti, dei raduni. Guarda quanti anche... tanti bambini, tanti genitori che hanno i figli oramai in età ottimi, che vediamo a tutte le regate, insomma, figli anche di persone importanti che hanno fatto grandi campagne olimpiche, insomma. Va bene, andiamo a vedere cosa succede alla boa di Bolina. Occhio a questo incrocio, siamo sulla boa di Bolina dei cadetti, Ginevra Rovaglia, grande prima Bolina, ha preso il buono, era in testa fino a poco fa, ma adesso c'è un incrocio con 8-4-6, 8465, proviamo a controllare 846 o 8465, perché c'è il 5 un po' cancellato. Comunque passa prima lei, perché non c'è 846, allora 8465 probabilmente, che girerà in testa questa prima boa di Bolina. C'è stato un forte salto di vento nuovamente a destra, è arrivato a 100 gradi il vento, era 80, 85, 90, poi era tornato indietro a 80, ecco al comando 8, 4, 6, 5, confermo, 8, 4, 6, 5, adesso andiamo a vedere di chi si tratta, poi passano insieme 8, 8, 8, 6, 7, 7 al secondo posto e al terzo posto 9, 6, 5, 0. 8465 non c'è, e allora vabbè, qualcuno sarà. 846, e adesso eccola che passa, Ginevra Rovaglia, che è stata in testa tutto il tempo, si ritrova comunque ottima quarta, insomma non deve mollare certamente, se lì al contatto con i primi aveva studiato bene la strategia di questa prima Bolina, e quindi resta la prima, diciamo, femminile di questa regata, seconda regata dei cadetti per questa prima giornata del trofeo Optimist Kinder a Marina di Ravenna, abbiamo detto l'ottava regata in tutto, ottava regata, pensate, tutte con questo vento sirocco, come lo chiamano loro, i locals, ma di 8, 9, qualche puntatina è arrivata a 10, ma insomma la maggior parte è rimasta 8, 9, no, ti passa adesso Filippo Noto, ne abbiamo parlato in precedenza, e anche l'altra ragazza di Bardolino, poi c'è 9167, poi un passaggio strettissimo, un ingaggione dove alla fine lui tocca la boa, quindi dovrà naturalmente penalizzarsi, vediamo cosa fa. 8936, poi passa 8936 che tira fuori, tira sulla Bolina. 9569 con questa trecciona lunga, chi è? Mia Paoletti di Civitanova. Mia Paoletti di Civitanova, noi stiamo lì, adesso li iniziamo un po' a seguirli. Comunque, che mi dicevi, Donatello? 8936, volevo sapere chi era? Nicolò Leonardi. Di Malcesine. Malcesine. Ma di. Ha a che fare con Mattia? No. Non c'entra niente. Non sono neanche parenti, si vede che è un cognome comunque tipo di quello, bellissimo, controluce con. In lontananza, non so se la vedete perché è il tappeto dei 400 Optimist di questo trofeo Kinder, ragazzi, che è una cosa bellissima che oggi il mare, questi giorni il mare di Marina di Ravenna, e sullo sfondo lontani dei puntini, dei pallini, sono tutte le altre flotte che stanno finendo la seconda regata, in alcuni casi hanno già finito, i gialli, la flotta gialla e la flotta rossa hanno già finito, stanno discutendo, ha fatto il 3.60 Leonardi, bravissimo, lo sta completando, anzi 7.20, quindi ha aspettato, diciamo, il momento migliore per farlo, però sportivissimo, bravo, insomma lo seguivamo, ma non avevamo dubbi da questo punto di vista qui. Vi dicevo che si sta discutendo nel frattempo via radio, noi siamo collegati con il comitato di regata e poi c'è Matteo Plazzi in acqua, c'è Jacopo Pasini che è il direttore sportivo del Circolo Velico Ravennate, e con il comitato guidato da Domenico Guidotti si sta valutando se fare un terzo ciclo di regate, però bisogna considerare che siamo quasi alle 4 del pomeriggio, siamo a che ore? Le 4.20, quindi 16.20 di pomeriggio, e naturalmente la procedura per il vento, diciamo che si tiene sui 7, 8 nodi, qualche sbuffatina, ma dà segni un po' di cedimento, quindi il pomeriggio è già iniziato, l'atmosfera molto calda, la termica andrà sicuramente a finire, e soprattutto bisogna considerare, bellissima inquadratura con questi ragazzi, questi tre Optimist attaccati tutti con la loro pettorina Slam Kinder
e con un lasco che è praticamente un lato di poppa, perché con il giro di vento a destra Filippo Noto, piccolo piccolo, più sottovento a tutti, ha scelto un bordo in questa poppa là, in questo lasco che è una poppa, un bordo un po', una strategia abbastanza chiara, quella di recuperare tagliando proprio come si fa a volte le poppe. Allora vi dicevo che far tornare a terra nelle dighe, nelle lunghe dighe del porto di Ravenna, sapete che c'è una diga, ci si recata addirittura dentro, 450 optimis, è una procedura dove sono state calcolate come tempistica almeno un'ora e mezza, quindi da adesso, se ritornassero tutti in questo momento, alle 6 sarebbero complessivamente tutti rientrati a terra, quindi questo è uno degli elementi che va considerato e da considerare da parte degli organizzatori, e quindi penso che sia probabile che si finisca qua il programma della giornata. Però tutto questo lo dico con beneficio di inventario, perché siamo in collegamento via radio e tra poco in questa nostra diretta differita vi daremo anche questa notizia per quello che vale. Però intanto quello che invece vale sicuramente è questo bellissimo duello a tre al comando di questa regata cadetti. Guardateli là, 8465, non l'abbiamo individuato, non siamo riusciti a capire ancora di chi si tratta. 8677 invece l'altro, e 9650. 8677 Gregorio Maria Marabelli. Gregorio Maria Marabelli, e invece compagnia della vela compagnia della vela Venezia. Di Venezia, quindi anche lui abituato con le ariette si fa valere, e 9650 l'altro. 9650, questi sono i tre di testa, e noi adesso li andiamo un po' a precedere da un lato, li andiamo a precedere alla boa, che a questo punto probabilmente sarà una boa di strambata, perché per andare al cancello di poppa probabilmente si dovrà strambare, e forse la poppa, se questo lasco si è trasformato in una poppa. Nicola Di Pilla, 9650, Nicola Di Pilla. Intanto ci conferma Donatello Mellina, grazie. Lega Navale Italiana di Pescara, altri adriatici. Vi dicevo, se il lasco si è trasformato in poppa, la poppa ti trasformerà in lasco. Io vedo barche trainate, quindi Marcello, penso che tu hai avuto notizie dal comitato? Finito qua, quindi confermato quello che vi stavo dicendo. Si termina con il secondo ciclo di regate, quindi in tutto 8 prove, l'ottava, la ultima, la seconda dei cadetti, ve la stiamo commentando in diretta, tra poco il passaggio alla boa di lasco. Si fischia per far spostare il resto delle flotte che stava praticamente, rischiava per andare verso l'imboccatura del porto e tornare a terra, avrebbe incrociato la strada della rotta invece che hanno intrapreso adesso questi optimis inquadrati, cioè i cadetti che sono di poppa. E avevo parlato di strambata, invece per il momento vedete che non sta strambando nessuno. Continuano tutti, ecco qualcuno adesso tra i primi, c'è un duello, 9650 che cerca di attaccare 8677, e poi c'è questo numero velico fantasma, 8465 per noi, poi ci sarà stato evidentemente una richiesta stamattina di cambio di numero velico, ma noi non lo ritroviamo nella lista iscritti che abbiamo, diciamo, qui sul gommone, e poi 8565 al quarto posto. 846, sì, solo 846. 846 chi sarebbe? Alessandro Magra. Allora, Alessandro Magra. Il Mandello dell'Ario. Lega Navale Italiana di Mandello dell'Ario, quindi abbiamo, diciamo così, individuato di chi si tratta. Guardate che scena bellissima. Allora, il gommone di Jacopo Pasini che tiene a bada tutta la flotta di gialli e blu che hanno finito la regata e che vorrebbero tornare a terra, ma davanti a loro si para tutta la flotta bianca dei cadetti che invece è in regata, quindi una situazione particolarissima veramente. Anche noi con Marcello siamo impegnati un po' in quest'opera quasi da vigili urbani, no? Stiamo facendo la polizia del mare, continuiamo a respingere barche che stanno praticamente tagliando la linea della rotta di questi cadetti. D'altra parte pure i cadetti che devono fare? 9697. 9697. Non l'ha capito. Adesso passa proprio Ginevra Rovaglia, eccola qua. Inquadrata 9647, bella concentratissima col suo cappellino azzurro. 9016.
anche lui bello concentrato, e loro sono un po' il credo, pure loro sembra che non hanno capito se li stanno guardando, no. Dice forse ci fanno il tifo per noi, capito? Una situazione abbastanza strana che si è creata. Edoardo 80-16 Edoardo 90-16 Edoardo Betti. Del Tivano, circolo velico Tivano. Tranquilli verso rientro senza vedere, stavano esatto, cadetti insomma, scendendo, adesso si stanno fermando tutti. Dopo due prove, chiaramente. Sì, la cosa è rientrata sicuramente. È stato un gesto naturale perché chiaramente si è creata questa situazione, non avevano capito. Però è carino, simpatico, perché c'è tante barche ferme praticamente, pru al vento, insomma, tenute a bada dai gommoni, eccetera. E poi la flotta, tra l'altro, è anche la flotta più numerosa, quella dei cadetti, tutti bianchi che scendono. Ancora ce ne sono alcuni che devono arrivare, c'è un terzo buono della flotta che deve ancora passare la boa di strambata, inquadrata adesso, quella arancione, io la continuo a chiamare boa di strambata. Adesso passa ancora Jacopo Pasini col gommone grosso del circolo velico Ravennate e ancora prosegue questa attività proprio di polizia. Abbia anche suonato la sirena, anche la sirena, bellissimo, bellissimo. Vabbè, ma è giusto così, perché bisogna fare attenzione e stanno lì che aspettano il loro turno per tornarsene a casa. Un po' è come quando c'è il semaforo, devi aspettare che diventa verde, se non diventa verde non si passa, c'è poco da fare. La cosa bella è che qui invece del semaforo c'è un bel vento termico dal mare che spinge la flotta gioiosa dei cadetti. Qua c'è un bel mucchio selvaggio, guardate quanti sono, da 9669 fino a 9082 saranno una quindicina, una ventina di barche, tutti attaccati, tutti uniti, tutti insieme, sorpassi e controsorpassi, e chissà dal ventesimo al quarantesimo posto è un attimo a ritrovarsi. Andiamo a vedere proprio il cancello, l'ultimo atto prima dell'arrivo. Guardate che duello a colpi di planate, ultimi metri prima del cancello, questi due in primo piano hanno scelto decisamente la boa di sinistra, tra poco li vedremo girarla, 9650 in testa, 9677, 8677 secondo, eccoli qua che girano, vediamo la cazzata e la vela, si mettono subito mure a sinistra, sfiorata la boa, sono attaccatissimi, guardate, non c'è quasi, sono quasi ingaggiati, eh? E grande recupero di Ginevra Rovaglia, che adesso è terza, quindi era quarta, beh, a pari merito con un altro terzo che ha girato poco prima, 8565, quindi sempre quarta, ma vicinissima ai primi, quindi si sta rigiocando nuovamente la vittoria. Ricordiamo che nella prima bolina lei era in testa, poi arriva 8-4-6, finalmente abbiamo individuato di chi si tratta, ma al di là dei nomi è una bella regata, perché insomma, in cui è successo un po' di tutto. La storia delle regate, a volte una regata che dura anche mezz'ora è un po' un romanzo, ne succede di tutto. Qui è successo l'incidente, tra virgolette, intanto il salto di vento a destra molto forte che ha rimescolato le carte, prima ha dato dei vantaggi e poi li ha dati ad altri ancora più estremi che venivano da destra, e poi tutto quell'incontro alla boa di Lasco, Marcello, con le altre flotte che aspettavano. Questo, diciamo, sono situazioni abbastanza inevitabili, no? Cioè, nel senso, è chiaro, 400 barche, 4 batterie, come fai a tenerli a bada? È logico che si è creato quel momento di in cui tutti erano sullo stesso fazzoletto d'acqua. Comunque non è successo più di tanto, perché i primi non sono stati danneggiati e con la collaborazione di tutti sono stati fermati le barche, quindi diciamo che non c'è stato un problema. Un problema di più di tanto. Bellissima inquadratura con virate di boa proprio radentissime, 8, 9, 2, 7, talmente radente che si è fermato pure al vento, e 8, 8, 8, 2 gli è sfilato da sottovento. Poi 9, 1, 6, infatti lo costringe alla fine a virare, 9, 1, 6, 7 invece una ragazza, e poi 90, 49 l'altro Bardolino, mi sembra che ci aveva detto Marcello. 9167 invece chi è? Un'altra ragazza molto sempre piccolina. Torbole, mi sembra, un'altra bambina di Torbole. Clara. Un'altra torbolese. Si dice torbolese, no, torbolana. Fraglia Vela Desenzano. Desenzano. Comunque guarda come adesso. Non so se avete visto adesso o avete visto, vi ricordate o andrete a rivedervi le immagini della nostra diretta della prima prova, no? Era circa 2 ore e mezza fa. E c'era questo mare verde, noi raccontavamo di questo verde chiaro, adesso il verde si è scurito molto perché il sole piano piano alle nostre spalle sta calando, sono le 5 passate di pomeriggio, il cielo azzurrino però con qualche velatura, vedete le nuvolaglie sullo sfondo, e quindi adesso colori molto più vividi, più nitidi, le barche, le vele degli Optimist si stagliano molto di più, è tutto molto più
netto, contrastato, è passata a 9689. Comunque, tutti hanno ragionato sul salto di vento, che stanno girando la boa giusta e stanno andando verso la pressione. Quindi bravi anche se sono piccoli, dai. Vedi, la cultura del capire il salto di vento, già siamo ai, saranno pure i fondamentali, però qui c'è stata una virata, una mezza finta virata che insomma alla fine non è convenuta, quindi forse non l'ha neanche fatta apposta, perché se l'avesse fatta apposta si sentono degli urletti, quindi è giusto così. E adesso noi andiamo all'arrivo, giustamente, vero Marcello? Andiamo a raccontare la conclusione di questa regata bellissima. Eccolo l'epilogo di questa regata, se riusciamo ad andare più vicini alla linea del traguardo, Marcello. 9650, vira adesso, ancora non è finita per lui, deve fare un altro stocchettino. Nicola Di Pillo, Di Pilla. Nicola, Lega Navale Italiana di Pescara, altra virata per lui e ormai ci siamo quasi. Eccola lì che arriva la vittoria di questa regata. Nicola, 9650, bravissimo, eccolo qua. E alle sue spalle 9016 9016. Qua siamo perfetti. Edoardo Ghetti, bravissimo anche lui. Centrovelico Tivano, Edoardo Ghetti, figlio di Paul Ghetti, no vabbè. Grande Edoardo, che vira. Adesso Edoardo deve levarsi dalla linea del traguardo. Sta arrivando Ginevra Rovaglia al terzo, no, prima 8752, che però ha fatto una virata proprio sotto la linea e quindi Ginevra è terza e 8752 è quarto. 8752, ce la godiamo tutta contro luce questa arriva, questa linea d'aria del traguardo. Sono passate quattro barche. Il quinto arriva in questo momento. Mattia Pambini è il quarto, poi 8677, Mattia Pambini quarto, 8677. Gregorio Gallo Marabelli è il quinto, Compagnia della Vela di Venezia, 9215, 9215 è la sesta o il sesto, non riusciamo a vedere bene, classificato. Continuano gli arrivi. Ecco Filippo Noto, 97-11, anche lui. Galdo. Sesta o settima, 92-15. Centrale Tivano, piccolissima. Dallò. Allora ci siamo sbagliati, ma eccola qui, Giulia Dallò, bravissima. Poi è passato Filippo Noto, abbiamo detto settimo, Prenzo. Poi altre barche che stanno passando, adesso ancora con le inquadrature siamo, continua un po' di confusione perché ancora ci sono delle barche della flotta rossa e blu, ai quali tutti stanno invitando, diciamo così, a lasciare la linea di arrivo, perché la linea d'arrivo tra questi due gommoni gialli con le due bandiere blu è un punto delicatissimo, è un punto nevralgico, è un punto che sta al vento, controvento, si bordeggia, se sbagli il bordeggio devi virare, perdi 2, 3, 4, 5 posizioni, anche di più a seconda del gruppo in cui stai arrivando. Nota tecnica finale di questa diretta con Marcello Meringolo: la linea d'arrivo, gli ultimi bordeggi sulla linea, ci vuole più pazienza, più voglia di rischiare, cosa si deve guardare? Non bisogna mai mollare la concentrazione, perché anche su una virata potresti perdere una o due barche. Adesso con questo salto a destra è abbastanza un trenino per l'arrivo, quindi non c'è grande margine di errore, perché vedete che nessuno arriva con muro a sinistra, ne ha tutti muro a destra, uno dietro all'altro, arrivano nelle line e vanno a chiudere la regata. Certo, questa è la situazione adesso perché c'è stato il salto di vento, oltre 100 gradi, ma prima abbiamo visto per esempio per il terzo posto l'arrivo tra Ginevra e l'altro ragazzo, che lui ha dovuto virare proprio sotto al pin, sotto a una delle due, dei due gommoni dell'arrivo, e ha perso il posto del podio in questa regata. 90-82, taglia adesso ancora un bel gruppo, un grumone adesso, guarda quanti sono adesso, 8-9-2-5, ecco che ha fatto la stessa cosa che dicevamo prima e ne ha persi una, due, tre, quattro barche, diciamo, erano in linea praticamente e lui... La figlia di Mauro Berteo. Va sì. Bene. 8, è laghista. È laghista, che comunque è molto brava, dobbiamo dire, no? Ha fatto una bellissima stagione, brava, comunque eccola qua che si asciuga e si mette
una bella spruzzata d'acqua sul cappellino e torna a casa. Allora, il programma della serata, mentre guardate l'arrivo, non vorrei essere nei giudici che sono sui due gommoni adesso, perché quanti numeri devono leggere nel giro di pochissimi secondi? Guarda qui, ci proviamo noi, 9733, 9609, 9732, 9574, 9232, preceduto da 9669, 9113 che vira, 9017 preceduto da 8920, 9666 sull'arrivo e poi 9459, 9133 che vira in continuazione, niente, se riesce a fare questo arrivo c'è niente da fare. E allora, e poi tutti gli altri, che bello però, bellissimo, 125 cadetti da tutta Italia. Ti ricordi, Marcello, quando abbiamo detto a, non so se era Crotone o Ragusa, che dicemmo che praticamente erano rappresentate tutte 15 le zone federali, eh? Io credo che con 460 iscritti anche qua pure. Qua ci siamo, Sardegna c'è, Sicilia c'è, quindi sì, sì, sono tutte 15 rappresentate. Assolutamente tutte 15, un altro fiore all'occhiello, un altro punto insomma da sottolineare, no? Di una... E allora vi dicevo, il programma, come tutte le tappe dell'Optimist Kinder, il programma del pomeriggio di oggi prevede l'estrazione della barca, giusto? Ci sarà l'estrazione alle 18.30, insomma, o giù di lì, perché dipende il rientro, l'estrazione della barca omaggio, barca nautivela, procedura di Optimist Kinder, tutti presenti per vedere chi vincerà questa barca nuova, è la quarta barca messa in palio quest'anno. È la quarta qui e poi ce ne saranno due all'ultima tappa, per una per la tappa del Lago di Iseo e una per la classifica finale. Quindi al Lago di Iseo si raddoppia il premio, eh? Doppio premio sul Lago di Iseo. Ancora arrivi bellissimi e invece domani mattina, da non perdere, nel senso che ovviamente sarà un video ad hoc che faremo, la bella situazione che si creerà con una tartaruga marina che verrà liberata dopo essere stata curata, verrà riportata in mare, rimessa in libertà, e tutto questo con la partecipazione straordinaria di un grande protagonista, Marco Gradoni, che torna dal Garda dove era in raduno con i 470 olimpici e riabbraccia un po' il suo mondo Optimist facendo da testimonial in questa di Max Sirena, che è infortunato. Quindi hai fatto bene a dirlo, sarebbe dovuto venire Max Sirena perché è un'operazione fatta in collaborazione con Luna Rossa. E voi direte, che c'entra Marco Gradoni con Luna Rossa? Non lo sappiamo, ce lo facciamo dire da lui domani, va bene? Allora, questa diretta finisce qua, quest'altra racconto di questa diretta. Dietro di me vedete ancora una massa di vele bellissime e gioiose che rientrano piano piano in porto, anche noi rientreremo in porto, faremo questa premiazione, questa estrazione dell'Optimist, ma c'è poco da estrarre, qui l'unica cosa da estrarre è la soddisfazione di aver vissuto un'altra bellissima giornata di vento, di mare e di vela. Voi state sempre con noi, Seili, la casa della vela e anche la casa dell'Optimist, perché davvero questo trofeo ci sta affascinando tantissimo.